Buongiorno a tutti ragazzi. Se state vedendo questo video è perché quello precedente ha raggiunto 30.000 like, altrimenti non l'avreste mai visto. Vi rinnoviamo comunque sempre la solita cosa: se non raggiunge 30.000 like noi non andiamo avanti con la serie. Eravamo rimasti alla lezione di matematica e alla presentazione di Adriano. Vai. Occulto. Mi chiamo Adriano, 16 anni. Vivo con mamma e papà. Vabbè, ci mancherebbe, ai 16 anni devo vivere da solo. Non mi piace molto andare a scuola. Quest'anno mi hanno bocciato. No, ma li prendono proprio col lanternino, secondo me. Impari molto di più lavorando che stando seduto su un banco ad ascoltare i professori. Dipende, sì, dipende. Sì e no, dipende, esatto, dal contesto. Di ragazzi no, un po' in abbondanza. Che senso, un po' in abbondanza? In che senso? Cosa sono, degli oggetti? Nel 1960 non ci sono calcolatrici portatili. Ah già, aspetta, vero. Non ci sono perché non sono concesse o perché non esistono? No, secondo me non è, diciamo che non erano ancora usate a scuola. 7 per 1. Sbattere i quaderni è qui che è nato. 7 per 6 40. 7. Sì. Ma c'è pure la canzoncina. 7 per 6 42. 6 per 7 42. 26 per 11. Aspetta, cosa? 1 per 1, sì, ciao. Sapete che io so fare tutti quanti i calcoli per 11? Se me lo ricordo, c'è un trucchetto. 73 per 11. Ecco, quelle che finiscono. Dimmene un altro. Le regole sono le regole. È basato sugli anni di Cristo, l'ho detto prima. Aspetta, dimmene un altro. 72. Ok, fa 792. Bravo. Mentre i collegiali svolgono il compito di matematica. Mia, quello ci va pesante. I sorveglianti compiono un'ispezione nei dormitori. Aia! Aia! Guarda dove hanno nascosto la roba. Questo è quello che vi dicevo l'altra volta. Ma come nessuno passa, avrebbe ma mai figurati. Esatto. Chi avrebbe mai controllato sotto il... Nessuno. Avevamo fatto un patto e questo è il risultato. Oh madonna. Adesso la sorvegliante è più autoritaria nelle successive. Qua. Sì? Eh sì, sta nell'ombra di lui. Non l'hai notato? Questi? No, no, no. Vada. Cosa sono i CD? Biscotti al cioccolato. Di chi è? Beh, però una cosa a testa, dai. Sì, infatti. E questo magnifico vaso cinese. Chi è che si porta, raga, un vaso cinese senso? Al collegio? Mettete le vostre mani all'interno, girate. Mamma mia, quanti telefoni cadono ora. Io ho il telefono in tasca, io me lo nascondevo lì perché era il mio posto. No, lui, non l'avrei mai detto di lui. Allora ho detto, vabbè, senti, io lo tiro fuori, via. Ok, trasgredisce le regole. Però ma lo fa in tranquillità, con innocenza senza fare bordello, spaccare cose. Sì. Voi sarete puniti. Puniti. Oh! Voglio che questa cosa venga asciugata. Ma cos'è, Cenerentola? I ragazzi possono riflettere sugli errori fatti. Ma rischiano di scivolare. Vabbè, ho capito, cioè rischiano di scivolare anche se vivono. Non è un gioco, è una punizione. Quindi non dovete sorridere mentre dovete piangere. Dovete soffrire. Mi sento poco bene. Si sente poco bene? Cosa si sente? Vuole uscire? Il Covid, raga. Che ne so, che non sto bene. Con tutti parto, non riesco a starci insieme. Vuole tornare a casa lei. Però qua ci sta, Allora, posso dirti una cosa? La prima edizione è tutto concesso, secondo me. Questa è la vostra stanza dove potervi rilassare. Bello, che brutta però, madonna. Con 24.000 baci. Eh già, anche le canzoni di quei tempi vanno messe, vero? C'è comunque chi ha ancora voglia di trasgredire le regole. Ma alle 10 chi c'ha voglia di dormire, dai? No, ma infatti. Attenzione. Quello... raga, quello è l'ispettore D'Aretti, quello lì. Tipo la cellulare scarica. Raga, poi ci salvateli. Ma hanno ancora dei telefoni. Come hanno fatto? Scusami, hanno fatto l'ispezione ai sorveglianti. Hanno chiesto se avevano qualcos'altro da dare. Come l'hanno nascosti i telefoni? La popolazione. Mi ha messo il telefono dietro la schiena. I ragazzi magari dovrebbero essere in un'altra stanza? Venga qua lei. Perché la mano così? Ah, il telefono. L'ha notato, l'ha però notato. Raga, secondo me devono espellere qualcuno. Cellulare. Allora. Ma lui chi è? Prendolo, Pietro dell'Aquila. 106.000. Sono venuto due volte a darvi la buonanotte. Ma noi la vogliamo vedere sempre. No. Il telefono è lì dietro intanto. Poteva metterlo nel vasetto perlomeno. Ma con l'ansia, sì.
perché secondo... E l'ha preso! Poi lo prendo e me lo infilo... Nel culo! Mi vuole per cortesia consegnare il cellulare che porta addosso? No. C'ha gli auricolari, il bro, guarda nell'orecchio. Ah, ecco. Già, lo avvertono istante. Lo tengo. Lo telefono. Ma alla fine, quindi? No, non ho capito, non ho seguito. Niente, non gli ha fatto niente, ci ha creduto. Avete 10 minuti per vestirvi con la tuta. La tuta, che sì, bello. Sì, probabilmente fanno ginnastica. Infatti ieri, quando la ragazza piangeva, stavo cercando di scoprire cosa fosse, l'ho capito adesso, la tuta. Io sono il signor Caccioppoli e sono il vostro insegnante di educazione fisica. Caccioppoli! Caccioppoli! Mi guardava con degli occhi feroci. Letizia del Signore! 38.000 Letizia. Cominciamo a fare 10 giri di campo, via! 10 giri, mizzega. Dell'Aquila, al centro! Venga qui, in mezzo! Flessioni! 2! Ma è stato un po' traumatizzante. C'era qualche problema, c'è suo, c'è... C'era un... No! Dopo l'attività fisica? No! Oh, che no. Palle! Non guardi, faccio colazione. Guardi nel cucchiaio. No, veramente no. Vabbè, vabbè. Allora ti hanno dato l'alternativa, piuttosto tu non fai colazione. Boh, va bene, è una scelta. Com'è la torta? Si vuole portare la torta lei? Eh sì, ma è per l'amica che lo fa. Sono rimasta contenta del gesto che hanno fatto, anche perché potranno rischiare veramente una gran punizione. Era più bella sta edizione. Ma veramente? Ma lo so, ma non capisco perché dicono di no. Adesso non mi piacciono più così tanto. Chi conosce questo personaggio? Pavarotti. Lei tiene i suoi pollici sudici all'interno dei nostri piatti. Donna. Che stava cadendo? Vabbè, scusi. Questa è una giustificazione, a me non interessano le sue giustificazioni. No, era bella tosta. Letali. Madonna. Erano troppo educati loro. È il momento della prima lezione di canto. Oddio, è un professore diverso. Sol, la, sol, la, sol. Mi chiamo Silvia, ho 14 anni e vivo qua con mia mamma. Silvia Di Santo, è di Torino, facile. 72.000. Questo è il canto che ci fa vincenti e fieri. Ma da quando c'è un inno del collegio? Io non l'ho mai sentito. Probabilmente c'era in quegli anni, mi. I collegiali, dopo la proficua lezione di canto, raggiungono il refettorio. Ha deciso che le cresce non se le fa, Ludovica. Buoni, promessa, dai. Nel frattempo, il sorvegliante fa un sopralluogo nero. Ma il preside non ho più visto. Raga, il preside, anche Maggi è un po'... Maggi non sta comparendo tanto. Il preside una sola volta. E non ce la peto. Sta ancora cercando un telefono cellulare che i ragazzi utilizzano. Oh, non si dà pace, non dorme. Sotto un cassetto il sorvegliante finalmente... Madonna, raga, ma quanti ne hanno di telefoni? Praticamente tutti li hanno tenuti. Aia. Aia, raga, però non vedo il preside. Sono andato a fare un giro, ho trovato una sorpresa. Guardi che bellissima sorpresa. Olè! Il sorvegliante è arrivato all'improvviso, ha preso dalla tasca il telefono. Bene, non è il mio, l'ho fatto fesso di nuovo. Volevi! Lei mi spia. Lei mi spia. La missione, il fatto che questo cellulare è il suo? Sì. Mi sa che non l'ha fatto fesso, No. Cioè, questo sorvegliante è l'agente della CSI. Voi due venite con il sottoscritto, andiamo a studiare. Scusate. Raga, la DAB. La DAB. Cioè, quanto è vecchia questa edizione, la Madonna. DAB. Il direttore guardò fisso Franti in mezzo al silenzio della... Ma che punizione è? Dai, ma cacciateli! Allora vi faccio beccare anche io con il telefono, ma io mi metto a leggere, bellissimo. E scriverete i vostri pensieri su quello che avete fatto. Di la verità non ho capito niente. L'ho letto ma non capivo, non vedeva l'ora di finire. Ho capito che abbiamo fatto una scemenza grazie al brano che il prof di italiano ci ha fatto leggere. Sicuramente. Beh. Scritto quello che voleva sentire lui, no? Cioè... Spero. È bravo, è bravo. Lui, comunque, raga, fuori lui. Ma io l'educazione, la maleducazione non la sto vedendo. I meritevoli vengono premiati. Possono telefonare a casa. Io lo usavo da mia nonna. Anch'io, quello. Però sai cosa? Io pensavo, cioè, se per me è banale perché l'ho usato, quello lì io lo usavo quando ero piccolo. Io capisco che chi lo vede per la prima volta dice, ma dove sono i tasti? Come si fa? Ciao, com'è? Tutto a posto? Mi hanno espulso. Niente, ti fa ridere, lui lo ami. Io, lui è un grande. Io lo sapevo, Filippo. Te sei fatto così, è inutile. Te sei fatto così, è inutile. No, bellissimo. Mamma, dai.
fatto? Ma lei chi è? Carla Donisio, ma ha parlato adesso e basta. Non l'ho mai vista questa. Raga, lei non ha il profilo. Io mi sveglio presto e bevo l'olio di perlutto. Madonna, ma dai, addirittura. Ma è la prima volta che la vediamo. Sì, sì, proprio la primissima volta. Non ce la faccio più, papà. Ma in che senso ce la fanno? Come così terribile? Prelibatezze di fegato, di vitellone e lingue di mucca. Mi manca il maggiordomo a casa. Mi manca il filippino che mi decide le scarpe. Ma per non mangiare la lingua di mucca e la trippa. Non c'è da ridere. Ma lei è un meme, cavolo. È la mamma che la spotte. Va bene, però ci mettiamo. Cioè, non è che veniamo su stasera, eh. Ma veramente? Se ne va. Letizia del Signore, però, è ancora in crisi e non ha voglia di divertirsi. Mi sa che questa è la prima che abbandona. Messi che una volta erano più vere, però, sai. Sì, concordo 100 volte. Devi stare al passo. Non puoi arrenderti così. Non sono un bimbo, capito? Nemmeno tu lo sei, devi combattere. Bravo, grande. Lui è un cinquantenne nel corpo di un bebè. Sì, sì. I giovani sono sempre... Palle sta campanellina, oh. Ho visto i risultati che mi avete presentato. Oh, finalmente il presidometro. C'è ancora molto da fare, dovremmo fare in modo che si impegnino molto di più. No, ma Maggi arriva direttamente da una soap opera anni 60. Signor Filippo Moras, due, il testo. Volevi. Giannone ha preso uno. Uno? Ma raga, uno è se scrivi il tuo nome correttamente. Questo foglio sembra che abbia fatto la campagna di Russia. Che non sa che cosa sia. Arianna Pasin, 4. L'altra volta lei non me l'ha voluto leggere. E ho capito perché non volevi leggere. E ho capito perché non ha voluto leggere. No! Ho previsto, perché faceva cagare. Il voto più alto è quello di Davide Erba. Herbie. Lui è coso. Come si chiama? Di Pietro. Di Pietro. Oh mio Dio. Oh mio Dio, andiamo a comandare. Per le ragazze, con la sorvegliante Lucia, è prevista educazione domestica. Ah, le ragazze educazione domestica, cioè, da brave cose... sottomesse. Cosa? E i ragazzi? Applicazioni tecniche. Già, raga, i ragazzi. Aggiustare i lavandini. Esatto, da veri uomini. Da i veri materassi. Uomini alfa. Poi vi chiedete da dove deriva il patriarcato. Deriva da questa cultura del ignorante che avevamo una volta. Dirsi no, contenuto mio. Senza esagerare. Santo Dio. Sono scioccata. No, vabbè, ma raga, questa cosa ma qua cosa è. Ma sto guardando? Ma mi rende nervoso. Bello di mamma. Bene. Tagliare con la sega, martellate, che odio, stavo. Non ho capito un cazzo. Cioè? Letizia, però, continua a sentire la mancanza di casa. No, Letizia. Ci ha rotta Waller. Non ce la faccio più. Raga, mi sa che Letizia va veramente via. Letizia del Signore ha chiesto udienza al preside. Oh, madonna. Quindi se ne va sul serio, no. Non ci posso credere. Che succede? Come va? Non so se lo sai, io ho due sorelle gemelle. Cioè, me ne vado via perché ha due sorelle gemelle e le mancano. Comunque, sta cosa la sapevo, dei gemelli che non riescono a stare separati, sai? Bisogna che crescendo lei e le sue sorelle troviate delle strade. Ma che bravo che è come parla il preside. È vero. Madonna. Le auguro buona fortuna. Grazie. Arrivederci. No. Arrivederci, stia bene. Arrivederci, auguri. Ma se ne va veramente? È la prima ragazza ad abbandonare il corpo. Perché vedi, anche qui ci sta. Io già mi immagino a casa. Voi cosa ne sapete? Io e i miei anni, ai miei tempi. Evidentemente Letizia magari ha sottovalutato il collegio. Lui è il mio idolo, cazzo. Gli altri ragazzi invece sembrano avere trovato nuove energie. Niente, ogni edizione ce l'hanno con lo scheletro. Madonna, non veramente fare, oh. Nella classe ci sta lo scheletro. Vedi, sono loro che hanno inventato tutto. Dio mio! L'hanno colorato! Guardate, ma sì, gli hanno colorato il cranio! No! Sono l'insegnante di scienze, abbiamo poco... Guarda l'altro sotto la scrivania, guarda! So bene che c'ho un individuo sotto la cat. Ah, lo sa! Infatti mi sembrava strano. La professoressa Candotti ha riferito l'accaduto al preside. Adesso sono cazzi. Ora sono cacchiamari. Buongiorno, signor preside. Buongiorno. Madonna, guarda l'inquadratura della pelata del preside. Mi hanno raccontato di alcune sue simpatiche iniziative. Mai una parola fuori posto. Mi sono messo sotto la cattedra un attimo. Così, a fare le uova. Le altri lanciavano le palline. Io certo. Per non lanciare le cose in giro mi sono messo sotto. Ah, certo, no, cioè, no, non che è grande. Io per non lanciare le cose in giro, sai, magari sto seduto. No, io mi sono messo sotto la cattedra, ok. Io sono indeciso se sospenderla o mandarla via.
Cioè, le opzioni sono bruttissime. Ma adesso per molto di più mandano via, invece sì, lì per molto sì, meno. Sì, è vero. Sto considerando l'ipotesi di punirla con una sospensione o con l'espulsione. Ma mamma mia, è però troppo, però nulla. È troppo, raga. Però forse perché erano più severi nel 60. Tutti gli studenti sono convocati in aula magna per il discorso di fine settimana. Oh, discorso di fine settimana. Su, in piedi! Alzatevi, plebei! Forse anche qualcuno non è all'altezza dell'aspettativa. Oddio! In che oddio. Senso? Caccia qualcuno, no? Ma no! Silvia Di Santo, Veronica Mastro, prego. Ah, loro le peggiori, immagino. Sì. Davide Erba e Dimitri Iannone. Ah, il migliore e il peggiore. La ragazza che ha avuto il rendimento migliore questa settimana è Silvia Di Santo. Beh, ha preso 10 di matematica. Ecco migliore. Ah, già. Sì. E il ragazzo che ha avuto un rendimento migliore questa settimana è Iannone Erba. Non faccia il finto modesto. Harry Potter. I due meno brillanti, di Veronica Mastro e Dimitri Iannone. Evidente. Beh. Le valutazioni della settimana. Oh, la prima lavagnetta. Dai, qua però no, dai, no, così no. Oddio, gli ha messo la foto dell'asino. L'asino, no. Una volta erano stronzissimi. Madonna. Questa settimana è... Ok, niente spoiler. Bene, ragazzi. Anche questa puntata volge al termine. Se volete la reaction alla seconda, 30.000 like. E vi porteremo la prossima puntata. Se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Un commento, metti mi piace. Cosa ti costa dai che sei gallaccio? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le mie giornate la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta dai oi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.